Così, aspettate, controllo, sì, è accesa. Così parliamo. Sull'altro video che ho girato qui, quando mi lamentavo che c'era l'acqua molto chiara, qualcuno mi ha domandato, ma perché ti sei lamentato che l'acqua è chiara? Mi sono lamentato perché nei fossi non sempre l'acqua chiara è un vantaggio. Lo è quando l'acqua è alta e i pesci sono sparpagliati lungo tutto il fosso. Allora io riesco a individuarli perché li vedo che stanno grufolando, li vedo comunque dove sono posizionati, e quindi io preferisco avere l'acqua chiara quando il fosso è alto, quando i pesci sono in giro. In questo periodo dell'anno invece, che i pesci sono concentrati, non ho bisogno di andarli a cercare e preferisco che ci sia l'acqua torbida, che almeno riesco a metterli meno in allarme, riesco ad avvicinarmi di più. Ecco il motivo per cui l'altra volta mi lamentavo. E infatti avete visto che oggi, anche con la canna non perfetta, perché questa è un gioiellino che volevo assolutamente provare, è un gioiellino perfetta, bellissima, poi me ne parlo. Però vedete che in queste condizioni l'acqua torbida della pioggia di ieri mi ha fatto un gran favore, perché tanto i pesci sapevo dove erano, non avevo bisogno di vederli. Ma che bella, ma che bella sifula, vai. La canna me la sono preparata in settimana per me. Ma che bello, ma che sifula, ragazzi, vai, torna subito a nuotare, vai. Ciao! Ciao, complimenti! Eh? Complimenti, hai visto? Cosa hai preso? Testina piombata e lombrico. Micidiale. Perfetto. Micidiale. Per sé sia un barco. Barbolone. O una carpa. Ci sono anche le carpe, sì, lo so. Le carpe. Sì. Lo so, però. Bello. Poi la canna lì sembra la canna dei bambini, invece ha fatto un lavoro della Madonna. Ma io lo dico sempre, le faccio vedere queste cose. Questa qui è fibra di vetro piena, vecchia. Fibra di vetro cava, che non sono neanche parenti, però combaciavano. E gli ho messo il vettino in nylon nuovo, questo, che posso anche intercambiarlo. È venuta fuori una figata, primo pesce per questa canna, ma questo genere di canne qua le faccio da parecchio tempo e sono divertentissime. Sono divertentissime. Prendo le vecchie canne e le rimoderno. E sono divertentissime, ci faccio un sacco di pesci. Non hai paura, perché puoi anche prenderle e buttarle, che non te ne frega niente, perché tanto lì ci saranno 5 euro di materiale e comunque, anche se comunque non succede niente. Bravo. Ah sì, è piaciuto. Buona giornata. Grazie, altrettanto, ciao.